L'11 e il 12 agosto al cortile Platamone Palazzo della Cultura a Catania il gruppo d'arte Sicilia Teatro diretto da Tino Pasqualino è in scena con Cavalleria Rusticana e Civitoti in Pritura, quindi dal dramma alla farsa, un impegno sicuramente importante per questa ennesima tornata tua. Beh, è un impegno non indifferente, anche perché mettere su uno spettacolo dal dramma alla farsa, secondo me dare delle sensazioni alla gente, no? Il dramma di Cavalleria, e soprattutto in questo periodo per i turisti che sono nella nostra città, è un momento anche particolare. Rivedere Cavalleria Rusticana fa sempre un certo effetto, e si danno delle sensazioni vere della nostra sicilianità, il lutto della Sicilia, un problema delle corna, insomma ci sono tanti ingredienti dentro. E poi c'è l'altro momento è gioioso, allegro, martogliano, che i Civitoti in Pretura, e ti garantisco dopo 120 anni circa ancora Civitoti in Pretura riesce a dare quelle emozioni comiche allo spettatore, non solo catanese. Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga, Civitoti in Pretura di Martoglio, ecco la difficoltà di mettere assieme queste due rappresentazioni. No, ma già è un'esperienza fatta una decina d'anni fa, e la sua funzionalità è positiva perché sono due momenti che lo spettatore viene attratto dal dramma, dalla tragedia di Cavalleria Rusticana, e poi la giocosità dei Civitoti, sono due momenti che lo spettatore si lo gusta in un certo modo, no? La regia è curata da chi? La regia è curata per Cavalleria Rusticana di Elisa Franco, che sarà anche protagonista in Santuzza, proprio in Cavalleria, e i Civitoti in Pretura, una volta ogni tanto mi sbizzarrisco io a fare la regia, ho fatto io la regia. Parliamo anche del cast artistico, mettere assieme ovviamente sono due opere diverse, quindi mettere assieme anche questo cast artistico è stato anche un impegno importante. Abbastanza, perché poi in sostanza tra i due spettacoli si muovono 25-30 persone, e come puoi vedere nella nostra sede non è che abbiamo questo grande spazio, e fare capire con i movimenti e gli spazi che si andranno ad aprire al cortile Platamone, senza l'intelligenza dell'attore non si possono fare queste cose. Partiamo di Cavalleria Rusticana, andiamo a vedere chi sono il cast artistico. Allora, Cavalleria Rusticana abbiamo il tenore Antonio Costa e il soprano lirico Dora Baccini, perché loro danno, come si suol dire, quel pizzico di chicca dentro lo spettacolo canoro. Perché Cavalleria noi facciamo il dramma recitato in prosa, però c'è questi due momenti dove lo spettatore viene attratto da questo momento lirico. Per esempio, allora, questo momento lirico come l'hai vissuto? Bellissimo, perché il brindisi di Mascagni è uno dei brindisi più famosi della musica classica. È stato un bel quadretto dove nella prosa viene inserito questa musica, questo brindisi meraviglioso che abbiamo fatto piuttosto bene, vero direi? Parliamo appunto di questo brindisi, ma parliamo soprattutto di questa Cavalleria Rusticana che ancora una volta calca le scene nel migliore dei modi. È un dramma che prende sempre e che lascia il suo segno in qualunque momento della vita tu lo faccia. Fiorella Tomaselli, questa è la mammina di Turiddu Macca in Cavalleria Rusticana. Personaggio? La Gna Nunzia, mamma di compare Turiddu. Poverina, si vede suo figlio ammazzato, già lo sa, perché allora si usava così, guai a sgarrare nell'onore, bisognava poi lavare l'onta del sonore col sangue, quindi sapeva che il figlio poteva andare a quel paese. Le donne non si toccano. Abbiamo Turiddu Macca, Michele Torisi. Michele, il tuo personaggio? Beh, uno dei personaggi più belli, io penso, per un attore appartenente alla tradizione popolare teatrale siciliana, perché tocca diversi registi teatrali, ha tante sfaccettature diverse, quindi penso sia una bella prova d'attore, un bel personaggio. E sono contento di interpretarlo, sarò appropriatamente truccato perché vedendomi così, capelli lunghi e biondi, insomma non sembra, però sarò appropriatamente truccato. Abbiamo Maria Rosa Iudica che fa un personaggio, compare Camilla. No, io sono zia Filomena. Zia Filomena. Parliamo che assieme alla comare Camilla sono, diciamo, le due donne pettegole, curiosone del vicinato che magari non ti lasciano sfuggire nulla, quindi vedono tutta la scena, le sì, e così vanno a confabulare, a
a sorvegliare un po' quello che succede. Il pettegolezzo non manca mai. Come si dice? Le curtighiare proprio. Si continua con? Zio Brasi, che è Saro Mazzullo. Come vedi, puoi vedere questi baffi così, sembrano due lucettole messe sotto il naso. Che è Saro Mazzullo che fa Zio Brasi. Zio Brasi. Sì, siamo veramente alle ultime ore agli scocci. Quindi praticamente giorno 11 e 12 io invito tutti quanti a venire a vedere lo spettacolo. Lo Zio Brasi, sì. Lo Zio Brasi è un personaggio un po' particolare, nel senso che un pusillanime, un istrione, insomma c'ha tutte queste caratteristiche che io spero di poter interpretare nel modo migliore e fare divertire il pubblico. Venite tutti al teatro. Personaggio femminile? Lola. Sì, il mio personaggio è Lola ed è la seduttrice, quindi la donna che vuole riprendersi quello che era il suo uomo, che però ormai è maritato, ma no, Lola non ha nessun tipo di scrupolo, per cui lo sedurrà fino a quando non riuscirà ad avere nuovamente Turiddu. Adesso passiamo al Cumbariaffio. Cumbariaffio, che Franco Gambino, nonostante la mole così, d'altronde il testo lo impone, che Cumbariaffio deve essere un po' attempato, però al di là della mole riesce a infilzare Cumbario Turiddu, che è un giovane, e questo vuol dire che l'esperienza tante volte vale. Franco Gambino. È il mio personaggio, già l'ha detto Tino, è il mio personaggio, attempato, quindi mi dice complimenti. Come l'hai vissuto? Il personaggio è bellissimo, infatti io appena me lo ha proposto il signor Pasqualino sono stato felicissimo di accettare. È un personaggio sanguigno, come diciamo noi a Catania, è ovvio che uno come me affrontare un giovane come Turiddu ce ne vuole, però la tecnica, perché noi siciliani, i nostri avi usavano il coltello come gli schermisti, bastava la tecnica, ecco, era tecnica, non era la forza. Che era una tecnica. Dopo Cumbario Turiddu abbiamo Santuzza. Santuzza che è Elisa Franco, oltre ad essere Santuzza in cavalleria, ha curato un po' tutta, coordinato un po' lo spettacolo di Cavalleria Rusticana. Allora Elisa, ovviamente tu hai avuto un compito importante, oltre a interpretare Santuzza, anche la regia. Sì, tra l'altro Santuzza l'ho interpretata per 6 volte, in 6 regie diverse, finalmente ora la mia, mi sembra, insomma, era arrivato il momento. Quindi hai visto un attimo la differenza fra queste diversità, no? La differenza poi è l'occhio registico, magari uno la vede, poi la cavalleria è quello ovviamente, il testo è quello, come tutti i personaggi di Verga c'è questa donna che si ribella un po' alle convenzioni. Io ho avuto la fortuna di interpretare anche la lupa, interpretare la caccia al lupo, Mariangela, quindi sono tutte donne che in un certo senso andavano un po' controcorrente perché si ribellavano a quella che era la società in cui vivevano. Molto bello, è un ruolo che amo, da quando l'ho fatto la prima volta mi è rimasto sempre nel cuore. Abbiamo invece allora, due minorenni nella coralità di questa piazza di Cavalleria Rusticana, si è pensato un po' di come si suol dire, mettere un po' di bambini, così diventa corale. Come comparse, sì. Abbiamo, tu ti chiami, il tuo nome? Riccardo. Riccardo come? Romeo, dillo forte. Daniele Romeo. Sono fratelli, nonché poi sono figli di Elisa Franco. Poi abbiamo Civitotti in pretura, diamo sicuramente solo un piccolo accenno. Sì, è uno spettacolo gioioso, no? L'allegria del catanese, di Ciccastonghi nel tribunale, tutta una serie di cose, dove proprio tutti i personaggi sono pittoreschi, come si suol dire, dipinti da Martoglio, con un grosso carattere ognuno. Abbiamo anche un decano del teatro catanese, che è Mimmo Salvo, che fa il cancelliere, Gaetano Di Benedetto fa il Mr. Ramp, Rita Biondi farà Ciccastonchi, Renzo Conte farà il pretore e così via, tutta una serie, Giovanni Masillara sarà Giovanni Lofaro, una serie di personaggi che hanno proprio corpo di colore dentro lo spettacolo. Sicuramente un'ora dei Civitotti in pretura di grande allegria. Quindi ripetiamo, giorno 11 e 12 agosto, cortile Platamone, Palazzo della Cultura, in via Landolina a Catania, con Cavalleria Rusticana e Civitotti in pretura
del gruppo d'arte Sicilia Teatro. Vogliamo dire anche il prossimo appuntamento, che è per fine agosto, 25 e 26. Allora, il 25 e 26, sempre a Cortile Pratamone, alle ore 21, faremo il Milesse Glorioso, ovvero Usuddato Minchiataro di Plauto. Altre due ore di grande divertimento, anche se è uno spettacolo spostato sulla catanesità, ambientato ai tempi dei romani. Per chiudere, al Cortile Platamone stiamo vedendo che molte compagnie teatrali stanno dando forfè, e invece il gruppo d'arte Sicilia Teatro è un impegno che ha preso non soltanto con i catanesi, con i propri soci, di mantenere queste date. Un bel po' di coraggio. Certo, un po' di coraggio, perché è chiaro che il Comune di Catania ha messo su questo bando senza dare una lira. Siamo noi che rischiamo dalla Z su tutto, pur dando anche un contributo al Comune. Cioè, si sono invertiti un po' i ruoli. Una volta si scritturavano le compagnie e si davano dei soldi. Ora siamo noi a dare dei soldi al Comune di Catania per esibirci. Ma la cosa più grave non è tanto questa, cioè dare il contributo. Tante volte poi si spendono dei soldi per degli artisti, si dice che i bilanci non ci sono soldi, e si spendono dei soldi che buttano dei soldi per cose magari mediocre.